stato offerto da Istituto Tecnico Aeronautico Ferrarini Catania. Univia dell'Etna, il viaggio inizia da qui. Remax Platinum, consulente immobiliare Maurizio Giuffrida, telefono 347 99 34 430. Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Sono le 19, puntualissimi, andiamo in onda, calcionati commenti in casa rossa azzurra dagli studi di Globus. Vincenzo Lacorte, per parlare di questo epilogo tanto atteso del campionato che apre le porte ai playoff e quindi alla possibilità di poter tentare anche l'all-in, chi lo sa cosa potrà succedere. Si ha come l'impressione che quando questa squadra debba mirare a qualcosa di ben preciso, qualcosa che abbia una scadenza, no? Era una gara che ti poteva portare solo o da una o dall'altra parte. È diventata anche questa una scadenza tipica come quella della Coppa Italia, dove sappiamo bene che è andata in maniera inappuntabile in ognuna delle tappe di questa strana stagione, composta da due strade ben diverse. Una minata, quella del campionato, una piena di gloria, quella della Coppa Italia, che è arrivata sino al titolo, sino alla Coppa, di cui l'anno prossimo ci fregeremo con l'apposita coccardina da mettere sulla destra della maglia, e quindi coccardina specifica nata proprio per la Lega Pro, che porta il colore rosso al centro a differenza di quella della Coppa Italia Maggiore, che ha il verde al centro, è il logo Lega Pro, e quindi avremo anche questa chicca sulla maglia l'anno prossimo. E cominciamo con le frequenze, come potete vederci, come potete avere possibilità di interagire con noi, quindi sempre in diretta sui canali 15 e 18 del digitale terrestre. Vi ricordiamo come sempre il canale 15 è quello di più immediata fruizione, perché col tasto verde del telecomando potrete immediatamente collegarvi con noi. Poi c'è il canale 268 della digitale terrestre sulle frequenze nazionali, il sito www.globusmagazine.it/video, le piattaforme streaming Twitch e TwiveDream, la pagina social Facebook omonima Calcionati Commenti in Casa Rossa Azzurra, le ultime arrivate per quanto ci riguarda Local TV e Cyber TV, l'app per Android e iOS Apple, Globus Network Italia. Passo di buon grado la parola e la saluto Sabina, ciao. Buonasera Vincenzo, buonasera agli ospiti studio che tra non molto presenterai, buonasera a quelli fuori lo studio, insomma buonasera a tutti. Finalmente tiro un sospiro di sollievo, perché questo campionato è stato tutto il tempo pieno di emozioni, ragazzi, e io sono sicura che i tifosi mi danno il sì per questo. Anzi, a proposito, già c'è Mauro Vaccaro che ti saluta. Carissima. E scrive: se qualcosa di assurdo accadrà, Catania-Casertana finale sarà. Ecco, ora sono ottimista, visto? Già ci tiriamo un po' su perché facciamo anche le rime. Ma bando alle ciance, vediamo le coordinate. Le hai detto prima? Finale Catania-Casertana? Sì. Lui è il pronostico. Lui ha fatto perché, il suo, capito? No, perché ricordo che ricordo che all'indomani della partita contro la Casertana, l'ultima gara, i dirigenti della Casertana, in occasione appunto, rilasciavano delle dichiarazioni come che erano sicuri del fatto che il Catania sarebbe arrivato ai playoff. Quindi questo Casertana Catania mi ha fatto ricordare questo. No, e anche Giuseppe Drovea scrive: il bello degli incubi è che finiscono.
È carina questa. Allora, 340 051 1286, la linea WhatsApp con la quale interagire con noi, ma potete farlo anche con la nostra linea urbana 095 81 88 650. Siamo lieti di accogliervi. Benissimo. Che facciamo? Cominciamo con le foto dei vincitori e così poi andiamo direttamente al sunto? Cominciamo con la foto di chi ha vinto la firma di ieri, quindi Ivan Moreno Bonica. E lui, eccolo qua, quindi è stato il primo a indovinare la firma di Teglio, che era oggetto della nostra particolare lente di ingrandimento sulla maglia autografata da un po' tutti i giocatori. Siamo stati insomma abbastanza prolifici di aiuti. Abbiamo detto che c'era una consonante all'inizio di tipo dentale, quindi abbiamo, e poi era in panchina, quindi l'abbiamo aiutato. E poi invece Fabrizio e Antonino Carbone, che vincono il cuscino offerto da Maurizio Giuffrida, agente Platinum Remax, quindi grazie ancora una volta a Maurizio e grazie ai fratelli Geco per il buono di 100 euro allegato al loro portochiavi offerto dalla loro ditta, la Geco Motors, per quanto riguarda il gioco della firma vinto da Ivan Moreno Bonica, che quindi saranno già messi in contatto con la nostra redazione per ritirare il premio e per le foto di rito. Andiamo con le presentazioni. Primo alla mia sinistra il nostro amico avvocato Lorenzo Pucci. Lorenzo, buonasera. Buonasera Vincenzo, buonasera a tutti. Ed ecco anche arriva, dopo un bel po' di tempo che non ci si vede con Daniele, il nostro amico giornalista Daniele Loporto, giornale di Sicilia, presidente Ussi Locale. Buonasera Daniele. Eccomi qua, grazie per l'invito, buonasera a tutti. Buonasera, ciao. E poi, come sempre, dalla postazione internet, il nostro direttore d'edito Lorenzo Stroscio. È da molto che non ci vedevamo, vero? Verissimo, verissimo. Qualche ora, no? Ah, no, insomma, un paio di giorni. Oggi sarà la giornata mondiale della ragione di tutti. Bravo. Sì, e buona pace di tutti. E buona pace di tutti. E per la pace di tutti. Infatti. E ancora con noi collegato il nostro opinionista Tino La Vecchia. Tino, buonasera anche a te. Ciao, ciao Vincenzo, Sabina, Lorenzo e Daniele e il nostro carissimo editore. Io non lo posso dire da tanto tempo che non ci vediamo per problemi tecnici. Comunque, Catania, Casertana... Sei stato al buio, la volta scorsa sei stato al buio praticamente. Parlava della Casertana anche lui da lì. Catania Casertana c'è l'uno per mille in base all'ingroscio. Lo so, che possa essere la finale. Certo, certo. Perché si devono rispettare determinati ingroci e quindi credo che ufficialmente è quasi impossibile. Ufficialmente sono sorteggi. Poi se questi sorteggi terranno conto di altre cose. Saranno sorteggi, ma sono sorteggi pilotati, lo possiamo spiegare stasera. La parola pilotati nel regolamento non c'è scritta. Quindi dobbiamo. No, infatti. C'è scritto sorteggio. Ci sono sorteggio. Le teste di serie. Una volta che ci sono le teste di serie, determinati incroci a priori sono scattati. Vedremo. Perché ci sono le teste di serie. Certo. Posso anche subito lo posso precisare questo. Andiamo avanti, allora. No, io soltanto avanti, una cosa, dai. Perché ovviamente cominciano ad arrivare le varie domande con i vari punti interrogativi. Per esempio, Santostrano ci scrive, buonasera, una domanda a tutto lo studio. Come dovrebbero gestire tutti i giocatori in prestito più quelli in rosa per smaltire la rosa? Lui ha scritto dovrebbero. Un signor direttore sportivo perché avrà da fare gli straordinari sicuramente. Poi ne volevo approfittare per salutare Gaspare San Giorgio. Penso che sia questa l'unica chiave di lettura. Ciao Gaspare, che mi ha salutato e saluta tutto l'entourage. Benissimo, a casa sua. Benissimo. Benissimo, e allora cominciamo subito con gli highlights. Dai, andiamo a vederci questo 1-0 di due giorni fa. C'è la spinta dei quasi 20.000 del Massimino per portare il Catania alla salvezza e quindi alla fase nazionale dei playoff. Il Benevento vuole provare ancora a inseguire il secondo posto, dovrebbe far meglio in questa giornata rispetto all'Avellino. Auteri tiene fuori i 5 diffidati e rischia subito il Benevento sulla traversa colpita da angolo da David Bois. Battuta carica d'effetto di Ciccerelli.
entrambi ex Regina, Bois ha scheggiato il legno. Buon avvio del Catania con il cross di Zammarini in questo caso. Bella elevazione, colpo di testa di Di Carmine, ma fallo in attacco. Qui una fiammata offensiva del Benevento, giocata a memoria di Masciangelo per Bolsius. Quasi un rigore in movimento, ha sbagliato l'olandese. Primo tempo vivacissimo. Lanini va nel corridoio centrale del Benevento, rimpallo, ha calciato così Karic addosso a Furlan. Occasione significativa, cestinata dalla squadra di Auteri. Qui Bois finisce giù, ma l'intervento è stato ottimo sulla palla e poi ha risolto definitivamente la questione Manfredini, preferito a Paleari. Angolo battuto ancora da Cicerelli in due tentativi. Pietro Cianci, dopo la doppietta che era rimasta fine a se stessa al Sorrento, segna questa volta un gol pesantissimo, determinante per la stagione del Catania. Equilibrio rotto nel recupero del primo tempo, ci ha provato col destro al volo, poi col sinistro. Cianci, titolare a furor di popolo. Siamo nel secondo tempo, non riesce a organizzare una significativa reazione il Benevento, che comunque rimane attaccato alla partita. Ancora Cianci, ancora Cicerelli, entrambi col sinistro. Cianci ha calciato, non ha trovato la porta. Sempre Cicerelli che sfonda di continuo a sinistra, questa volta da un esterno all'altro per Bois, che in scivolata non riesce a trovare la deviazione vincente. Gioco spezzettato, nel finale entra anche Chiricò che calcia in porta. Doppietta all'andata per lui, in questo caso nessun problema per Manfredini, un altro specialista delle punizioni. Camillo Ciano, secondo legno della partita, questo per il Benevento. Aveva calciato benissimo, finisce così il Catania, vola alla fase nazionale dei playoff, Benevento terzo. E sentiamo anche le note di Giuseppe Castiglia sotto questa vittoria, e cominciamo subito con Lorenzo Pucci. Allora, traversa di Bois, corre il primo brivido sulla schiena, caro Lorenzo. Sì, in realtà anche ieri, rivedendo gli highlights, ho visto che mancano forse altre due occasioni del Catania primo tempo, perché io ricordo che sempre da cross da esterno a esterno vi è stata anche un'altra palla millimetrica sfiorata da Bois di testa, proprio l'ha saltato di pochissimo. Sì. E poi un altro cross simile dalla parte inversa in favore di Di Carmine, che non è arrivato per non un è pelo. Arrivato in tempo, sì. Obiettivamente ci sono state anche due occasioni per gli ospiti, uno un tiro fuori e uno una gran parata di Furlan, un che bonus, se non ricordo male, per il resto della partita non è stato impegnato, tranne il piazzamento sul palo che sì, comunque c'era. È vero che la palla di Ciano ha scheggiato la traversa, ma Furlan sembrava essere sul pallone. Sì. E ieri la sensazione paradossale era che avevamo un piede nel paradiso, un piede nell'inferno, se il Catania non avesse vinto, a seguito dei risultati riportati dalle concorrenti, ahimè, il Catania sarebbe finito dritto ai play-out, perché poi il Monterosi al 91esimo ha vinto e le altre hanno fatto il loro, tranne il Potenza che ha giocato negativamente il match ball in casa, tutte le altre hanno rispettato il pronostico e hanno mantenuto, se non piuttosto migliorato, la loro posizione. Il Monterosi appunto ha vinto e andrà ai play-off, ai play-out, scusi. Per quanto riguarda il Catania, ieri non so perché, personalmente non pensavo che fosse una partita per salvarci, la pensavo proprio come una partita per qualificarci ai play-off. Sì. Anche un lapsus l'ha commesso il giocatore quando ha dichiarato: ora che siamo terzi possiamo guardare con fiducia al futuro. In realtà non è per presunzione che l'abbia detto, ma perché in realtà questa squadra ha scrollato di dosso i problemi che la vedevano così navigare nella parte bassa della classifica. Può darsi, quello che non vogliamo neanche pronunciare, che adesso giochino senza più quel famoso zainetto, sì, di Luca Relliana memoria. Sì, assolutamente sì. Daniele, anche tu ieri come eri orientato nel guardare questa partita? Speranze?
certezze? Poi pian piano con l'evoluzione della gara, come è mutato il tuo atteggiamento? Una partita che appunto per la contraddizione dei due risultati opposti che poteva e doveva raggiungere confermava il campionato incomprensibile, inimmaginabile, come l'abbiamo definito qualche settimana fa proprio su questi teleschermi, anche inimmaginabile, incomprensibile. Sì. Sì, una partita che poneva obiettivi assolutamente contraddittori, la salvezza o meglio i play-out da una parte e i play-off dall'altra. Credo che il Catania abbia giocato una partita vera nel senso di impegno, di determinazione, di carattere. Le solite distrazioni difensive che abbiamo visto in tante altre occasioni, merito anche del Benevento che, come mostravano il filmati, si trovava con passaggi di prima, riusciva ad allungarsi proprio a memoria in grandissima velocità. Il Catania però ci ha messo tanto del suo, nei highlights non si vede un tentativo di Cicerelli, forse si riferiva a questo avvocato Pucci. Quello che aveva fatto esultare al gol. Con palla leggermente alta sulla traversa, sì, ed è stato sicuramente un bel Catania. Sì. Abbiamo visto altre due, no, qui nella sintesi filmata no, ma abbiamo visto altre due occasioni non concretizzate da Cianci nella ripresa, però io ritengo che un attaccante che è sulla palla, che è in area di rigore, che è attivo, dimostra di esserci, di essere un attaccante in forma, ha realizzato una bellissima rete. Il primo tentativo respinto, il secondo con la palla al volo di sinistra non era facilissimo, è stato molto bravo. Chiedevi prima la sensazione, sì, di grande speranza, di grande ansia, anche di estrema sofferenza, credo, come infatti, per tutti quelli che erano allo stadio, 18.500 spettatori nei 6 interminabili minuti di recupero. Vero, ma anche voi che eravate qua in studio, caro Vincenzo, sì, eravate molto... Sì, non ne potevamo più. Esatto. No, anche perché eravamo già stati esasperati dei 4 del primo tempo. Quattro minuti del primo tempo e 6 minuti, praticamente la squadra ha giocato 10 minuti in più. Ha giocato 100 minuti anziché 9. Sabina, vogliamo leggere qualcosa? Sì, sono veramente tanti gli utenti che oggi ci hanno raggiunto. Per esempio ci saluta Giuseppe Battaglia, buonasera Rossa Azzurra, ci vuole un mini ritiro fuori Sicilia, di questo se ne parla, riparla. Mentre Papero Rosso Azzurro saluta il dottore Loporto, Fabrizio Castagna ci scrive buonasera, ci sono notizie in merito al possibile mini ritiro in vista dei playoff. Il Messina ha provato a farci il biscotto, ci scrive Domenico Di Guardo. Giuseppe Di Mauro, buonasera amici catanesi, ci ha raggiunto anche il nostro amico Salvo Pimpilu. Antonio Scuderi, buonasera a tutti, un saluto affettuoso al mio amico Vincenzo. Sabato mi sono destato da un terribile incubo e oggi invece mi ritrovo tifoso sognatore, come dice sui social la bella Sabina, ci siamo arrivati e ci dobbiamo credere. Esatto, perché io ho scritto nella mia pagina, in effetti io ho anche una paginetta ragazzi, dove scrivo qualche cosa, ho scritto, vuol dire che Antonio mi ha seguito, bravo. E devo dire anche, Vincenzo, che ci sono arrivati i consueti messaggi nella nostra linea WhatsApp, anzi ne approfitto per dare la coordinata, sì, 340 051 1286. Alberto Maugeri e Antonio 64 ci raggiungono sempre. Alberto ci scrive: buonasera amici di Calcionate, a causa di impegni lunedì scorso non si è potuto collegare. La salvezza del Catania è la cosa più importante, i playoff vanno giocati con la mente libera, se no quest'anno attrezziamoci per salire l'anno prossimo. Lui è sempre molto parsimonioso, si può dire, pacato. E mentre invece Antonio 64, che studia molto, è amico tuo, buonasera, mi sembra che già cominciamo coi nascondere la polvere sotto il tappeto. Siamo la squadra al numero 28 dei playoff e sembra sia l'unica che sogna la promozione. Saluti Antonio 64 e continuiamo a parlarne e a discutere. Dimmi. Sì, volevo fare una piccola parentesi su un'altra Catania che vince. La Pallacanestro Catania Alfa Basket giocherà i playoff per la promozione in Serie B, avendo già superato il primo turno. E la Meta Catania ieri ha battuto la prima in classifica, classificandosi quarta nella regular season, quindi affronterà i playoff per lo scudetto nazionale da quarta in classifica.
Cominceranno quindi col vantaggio della partita di ritorno in casa. Quindi è una Catania che vince e convince, mentre il Catania sta arrivando dove è arrivato non è entrato dalla porta ma è entrato dalla finestra, infatti però con un trofeo in mano. Sì, peraltro c'è chi critica questa formula della Coppa Italia, ma io ricordo che proprio il modo di premiare coloro i quali vincono la Coppa Italia è stato studiato per destare interesse ad una manifestazione che altrimenti non ne avrebbe. Giusto, giustissima osservazione. Enzo Stroscio, già con Daniele ha accennato al discorso Cianci, no? A un Cianci in formissima. Ricordiamo che ha segnato 5 gol nelle ultime 6 gare, no? Davvero un ragazzo che si sta meritando con i fatti il posto che ricopre nella formazione. Il Catania in versione estiva farà faville, diceva qualcuno, no? Perché d'inverno c'è freddo e non riesce a giocare bene. D'estate si riscalda. Ora, a prescindere da ogni scherzo, la sofferenza è stata totale. Tutti quanti hanno ragione. Non dimentichiamoci che i giocatori sono stati, per certi aspetti, dalla curva nord e da qualcun altro, fischiati all'uscita per fargli capire che, insomma, questa sofferenza è stata troppo, specialmente per le partite fuori casa giocate proprio a tipo scapoli ammogliati. Se qualità ci deve essere adesso, tutti compatti, perché non ci sarebbe nessun altro motivo, tutti hanno capito gli errori, tutti quanti, quindi tutti abbiamo ragione, nessuno tornerà indietro a quello che abbiamo detto, ovviamente, e facendo un discorso di repulisti sarà fatto ovviamente dopo i playoff, che si possono giocare, perché essendo non favoriti, come sempre, Catania non favorito perdeva la Coppa Italia e invece l'ha vinta, non favorito andava in Serie D e invece è rimasto. Tra l'altro c'è anche il vantaggio di avere 3 giorni in più, perché è stato spostato il calendario, quindi giocheremo fuori casa il mercoledì e in casa domenica il ritorno, almeno sta prima fase dovremmo in teoria, essendo favorite, martedì e sabato. Martedì e sabato, non 14 e 18. Dovremmo essere per certi aspetti un po' più avvantaggiati, non dico favoriti, ma avvantaggiati. Quindi chi verrà, insomma, ci sarà da giocare. Ovviamente abbiamo parlato con tanti amici dello spogliatoio, adesso si parlano, si sono appianati tutte le... abbiamo scoperto chi era Nando, non so se c'era la fotografia di uno incappucciato allo stadio, che era lui, era Nando. Che ballava, vedi come balla Nando. No, era con me e Bonina vicino, era uno incappucciato. Che tra l'altro abbiamo invitato stasera ed è lì con noi in trasmissione, quindi insomma tutti abbiamo ragione, a sto punto basta con gli asti, sappiamo benissimo come stanno le cose, ora deve uscire un po' la società, deve inquadrare un po' alcuni aspetti, quindi ha tutto il tempo per inquadrarli questi aspetti, i giocatori non hanno più, ma manco parlare di alibi, sanno quello che devono fare, tra l'altro per loro e per i procuratori è solo un successo andare avanti, quindi non sappiamo come funziona nel calcio, tra l'altro nel calcio di Serie A ricordiamoci che si sta parlando di Pioli via e verrà un altro, stiamo parlando di problemi con altre squadre, il Napoli com'è, sappiamo, tra l'altro vi do una notizia che si vocifera che Baldini, che ha vinto col Trento ovviamente, sia stato nominato per la giovanile dell'Inter, ma lui oggi mi ha smentito, mi ha detto no, ancora no, non se ne parla, lo sanno tutti ma non lo so io, quindi però lui avrebbe sempre e ha il cuore rosso-azzurro, quindi mettiamoci il cuore in pace, vediamo che succede in questi 15 giorni. Il ritiro io l'ho consigliato al complesso Tre Torri di Santa Cosa dei Battiati, a casa mia, che ci sono i carabinieri, quindi saranno attaccati a tutti, quindi nessuno potrà andare a discoteche, cose eccetera. Devono fare un ritiro mentale, tra l'altro, perché fisico lo potranno fare, ovviamente, compatibilmente con quella che è la loro prestanza, perché
Tra l'altro recuperare Peralta sarà leggermente difficile, l'abbiamo visto l'altra sera durante la Mixed Zone, che ancora insomma ha grossi problemi, ci sarà ben un mese. Lo sono seccato molto e ve l'ho detto sempre, perché per quelle due giornate a Marsura, che sono assolutamente ingiuste, falli più gravi e più seri di quelli che ha fatto Marsura, che ammesso che sia un fallo di gioco, perché un giocatore che il Catania stava 3-2, ricordiamocelo, stava andando in avanti, viene affrontato non sul gioco ma fisicamente, è cinturato da un giocatore dell'avversario, cerca di strattonarsi, di togliersi, come tutte le persone di questo mondo, e ne ho viste in questi giorni vedendo un po' di partite che sono successe. Bene, solo il giocatore del Catania con un referto che chiaramente è un falso artistico e viene descritto come violento, ma violento solo perché l'ha guardato in faccia, non per altro, oppure perché si è districato. Ma se noi prendiamo Lautaro, dovrebbe essere il killer della situazione. Ecco, guardate qua, no, ora la dobbiamo vedere un attimino l'azione, l'arbitro se ne va lì, ma chi ha scritto poi, no, dovremmo tornare indietro, regia. Chi ha scritto il referto, che non è stato sicuramente l'arbitro ma il quarto uomo, ha scritto un falso ideologico, che se le azioni le rivediamo un attimino con calma, come abbiamo fatto con Rallenti, vediamo che Marsura cerca di districarsi e lo perderemo ovviamente per la prima, credo, perché ecco qua. Quindi cosa ha fatto? Ha fatto solo quello di districarsi e poi guardare l'uomo. L'arbitro va solo e semplicemente da lui, e l'altro, il numero 33, va in paradiso. Ecco qua, guarda, cioè, lui si cerca di togliersi proprio da dosso, no? Quindi sta violenza, diceva appunto, se no Lautaro doveva essere incriminato come Trump per crimini mondiali, cioè, proprio perché sappiamo come viene cinturato ogni volta Lautaro, no? E come riesce sempre a sgattaiolare. Questo è il calcio, purtroppo, quindi i giocatori ci sono. Un Quaini che si è un po' sistemato nella fascia di centrocampo, un Cicerelli fantastico, l'abbiamo apprezzato moltissimo sulla fascia sinistra fino a quando ce l'ha fatta, poi si è un po' fermato perché non ce la faceva, Buà che si è mangiato quei gol, Castellini che si è tolto l'anima per prendere una posizione che non era sua e non si è potuto spostare in avanti, insomma Cianci che fortunatamente ha fatto quel gol che chiaramente tutti quanti abbiamo aspettato, parecchi calcio d'angolo, e questo è importante, vuol dire che il Catania è andato molto in pressione, ovviamente poi si è dovuto fermare un po', ma poi ha ripreso, il Benevento non ha regalato nulla, e adesso aspettiamo le novità. Tiro la vecchia, il tuo parere, e poi ti volevo chiedere dei fischi a Chirico. Ma mi sono un poco perso. Allora, innanzitutto una precisazione, perché ne ho sentite a non finire e non voglio ribadire, e al nostro carissimo che ci segue, che ha parlato di biscotto del Messina, vorrei ricordare che il Catania anche con 32 era in vantaggio e sarebbe stato in vantaggio anche con 42 nei confronti del Monopoli. Quindi non esiste nessun biscotto inesistente. Uno. Seconda cosa, il Catania non parte da 28esimo, da 13esimo. Due. Poi cosa mi hai chiesto? No, probabilmente lui si intendeva 28esimo a livello di ranking fra i tre gironi. Ma non capisco. A livello di ranking. A livello ma non, di ranking, non capisco, sì. Perché 28esimo e non 30esimo a questo punto. Comunque. Ma in ogni caso, appunto, vabbè. Appunto per questo mi ha sorpreso. In ogni caso il Catania partirà da 13esimo. Quando parlavo, sì, di sorteggi, non è un sorteggio integrale. No, integrale per la fase successiva, per la fase delle Final Four. Quello sarà, sì, integrale. Qua ci sono le 5 squadre con 5 squadre, quindi il Catania ne può affrontare solo 5. Certo, come le altre. Le 6 classificate, la migliore delle classificate sarà testa di serie, sì, come saranno teste di serie le tre terze, il Catania è la migliore delle classificate. Uh-huh. E quindi ecco perché dico, molto, è quasi impossibile un Catania-Casertana.
Comunque mi hai chiesto di chi? Di Chirico? Sì, ti chiedevo, in fondo Chirico, io il suo ingresso l'ho apprezzato, si è dato da fare, è stato volitivo, ha dato manforte alla squadra per farla salire nuovamente. Secondo me fischi un po' ingenerosi, no? Cioè è inutile tenersi sempre il filo legato, il fazzoletto legato al dito, no? Direi di resettare tutto, sì. Trovare la miglior quadra possibile, e complimenti al nostro mister Azzauli, è riuscito ad evitare il record negativo. Azzauli, hai detto Zauli? Sì, Azzauli, è chiaro. Stavo pensando all'allenatore del Crotone, Azzauli, sì. No, perché avevo in testa qualcosa, sì, sul Crotone, sì, sì, sì. E chiaramente al nostro mister Azzauli, sì. Che è riuscito ad evitare il record negativo di Lucarelli. Rimane a Lucarelli il record di minor punti in Serie C col Catania, sì, come sì. Media, sì, sì, sì. E quindi la squadra un pochettino si sta ritrovando. Cianci è il primo cannoniere del Catania, sì. 9 reti, 5 li ha fatti col Catania, 4 li ha fatti col Taranto. È preoccupante questo, nei primi 20 posti non ci sono calciatori del Catania. Sì, vero. Si va avanti segnando, ma se noi dovessimo effettivamente analizzare il campionato e pensare i playoff per quello che Catania ha fatto in campionato, sarebbe inutile fare questi playoff, ma sarà tutt'altra storia. Innanzitutto il Catania parte da tredicesimo, sì. Quindi parte da testa di serie e nei primi 8 ci può arrivare, ha un buon 60% da arrivarci. Poi le cose cambiano, perché teste di serie saranno le prime 4 e quindi in caso di 2 risultati identici il Catania andrà fuori. E quindi ci ha insegnato l'esperienza dei playoff, sì. Che le 3 squadre che finiscono al secondo posto più la miglior terza hanno l'80% di possibilità, sì. Di essere promosse in base ai precedenti, questo, sì. In base ai precedenti, certo, e questo, certo. Ci insegna l'esperienza, certo. È molto difficile, Catania ha non più del 5% di farcela. Però giochiamocelo fino alla fine, questo 5%. Chiarissimo. Non si sa mai. E nel nostro campionato, e magari poi chiudo, il Catania ha battuto la seconda sul campo, che è il Taranto, perché se il Taranto restituissero i 4 punti sarebbe seconda per confronti diretti con l'Avellino. Perfetto. Comunque ha battuto la seconda, che è il Taranto. Ha battuto, tolto l'Avellino, perché l'Avellino è la squadra più forte, ha battuto la Casertana, ha battuto il Taranto, ha battuto la Zeta Picerno, ha battuto il Cerignola. Quindi sono tutte squadre classificate per i play-off. Tra le prime posizioni, sì. Per le primissime posizioni. Infatti. Ha battuto il Padova, vero è che nei play-off con quei risultati sarebbe andato avanti il Padova, proprio per la cosa che vanno avanti le miglior piazzate. Quindi bene. Non ci sarebbe stato un Catania promosso, ma il Padova. Bene. Quindi vediamo un pochettino. Aspettiamo, ce la giochiamo. Giochiamocela senza fare così trionfalismi, senza aspettarci molto, ma senza denigrare. La società ha raggiunto l'obiettivo minimo, era il terzo posto ai play-off. Perfetto, e allora due messaggi dei nostri amici e andiamo alla classifica. No, non so se dico il giusto, forse meglio non parlare, perché ci sono tanti ascoltatori che ci scrivono e ribadiscono quello che è successo, l'audio di... Basta, andiamo l'audio? Avanti. L'audio di qua, di là, sì. Nando di qua e balla di là. Sì. Basta, abbiamo cercato un po' di stemperare i toni, no? Certo. Cioè, ne abbiamo parlato, appunto, assolutamente sì. Un paio di messaggi, Sabine, poi andiamo alla lettura del turno. Sì, col Benevento c'è stato uno scambio di cortesie, dice Domenico Di Guardo. Buonasera a tutti. Una curiosità: è normale che un sito con il nome Catania.rema contro che rosicano ha trovato questo sito? Forse erano. Cosa ha trovato? Un sito? Un sito che si chiama Catania.rema contro. Rema contro? Sì. Le cose strane. Il desueto è bello da. Forse è una battuta. Sì. Allora, e poi c'è Giovanni Strazzeri che ha un punto interrogativo sulla conferma dell'eventuale mister prossimo, cioè su Zeuli, dice rimarrà. No, non sarà confermato, è chiaro che no.
ha fatto il traghettatore per la fine della stagione, questo esatto. Non c'è dubbio. Esatto. Va bene, andiamo allora al turno di sabato, ricordiamo unico turno, si è giocato tutti alle 18.30. Allora, Audace Cerignola, Giuliano 3-0, Avellino Crotone 1-0, Brindisi Turris 1-2, Casertana Sorrento 5-2, Catania Benevento 1-0, Juve Stabia Picerno 3-2, Latina Taranto 1-2, Monopoli Messina 2-1, Monterosi Foggia 1-0, Potenza Francavilla 0-0. Lorenzo, qual era la gara che tenevi maggiormente d'occhio? Quella non che temevo, ma quella che... No, che tenevi d'occhio? Era quella del Monterosi. Mi ricordo quando una volta si chiedeva al vicino di posto la radiolina. Sì. La radiolina gracchiante che comunicava il risultato. Ormai con i telefonini, con le app, io non riesco. Non riesco a concentrarmi su qualcosa che non abbia a che fare con la partita che sto vivendo. Sì, sì, sì. Però quando è arrivato il gol del Monterosi al 91esimo, ho sentito dietro di me, dice, meno male che stiamo vincendo. Per fortuna noi già avevamo segnato. Però ancora c'era l'agonia di altri 5 minuti di recupero. Sì, perché poi, come diceva giustamente il professore, il risultato del Monopoli col Messina non ci interessava nulla. Quello che contava è che il Monterosi non vincesse. Certo. Tutti gli altri risultati, sconfitta ovviamente, o il pareggio, noi potevamo passare lo stesso, però senza perdere. Certo. E adesso giustamente ci classifichiamo da terzi come al primo turno nazionale, attendendo dal sorteggio, tra virgolette, pilotato, come diceva il professore, qual è la nostra avversaria, col vantaggio di giocare. La prima fuori casa, la seconda in casa. Tra l'altro, riallacciandomi allo slittamento oggi ufficializzato dalla Lega, ritengo che sia ulteriormente vantaggioso per il Catania godere del fatto che la partita di ritorno si giocherà di sabato. Quindi sì, altrimenti avremmo dovuto giocare la prima fuori il sabato e la seconda in casa il martedì. Siccome è sempre un giorno lavorativo, meglio di sabato, che garantirà una maggiore affluenza, anche se ritengo che se fosse stato il martedì i 18.500, se non di più, li avremmo assicurati ugualmente. Diamo un accenno a questa vicenda kafkiana di questi... È quasi come se li aspettassimo. Allora, questo è ogni anno aspettiamo la classica pietra che arriva, ogni anno c'è qualcosa. A fine campionato... Allora, cosa è successo? Oggi alle 12.30 si è riunito il Consiglio di Lega? Sì. Il Consiglio di Lega si è riunito perché a seguito dei ricorsi gerarchici proposti dal Taranto in sede sportiva e altrettanti rigetti, ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Il quale avrebbe dovuto decidere all'udienza del 2 maggio, poi slittata al 4 maggio, e quando anche avesse deciso nella stessa mattinata sarebbe stato improponibile che il primo turno restasse al 4 di maggio. Premesso che l'esito di questo reclamo comporterebbe uno stravolgimento clamoroso della classifica, perché se restituissero 4 punti sarebbe seconda. Sì. E tutte le altre alternative potrebbero compromettere, in ogni caso, la posizione le posizioni altrui, no? Certo. E quindi noi giocheremo la seconda sabato. Sì, c'è uno slittamento di 3 giorni lavorativi. Una settimana era sabato martedì, adesso sarà martedì sabato. Sì, erano 11 e 15, ora sono 14 e 18. Perfetto, quindi questo in breve il ecco, qui c'è lo specchietto con tutte le diciamo varie caselle riempite. Il primo turno si giocherà infra girone, cioè ciascuno nel proprio girone di appartenenza. Ciascuno nel primo girone dalle quinte alle decime. Il primo turno nazionale, che vede il Catania agli ottavi, vedrà le terze e la quarta migliore classificata. Sono Benevento, Catania, la Carrarese e il Vicenza. Se dovessimo passare il turno, al secondo turno nazionale prenderemmo le 3 seconde, quindi tra queste c'è anche il Padova, la Torres e l'Avellino, e con lo sfavore della partita di ritorno fuori casa, e anche che a medesimo risultato passerebbe la squadra meglio classificata nella regular season. Certo.
stiamo parlando in questo caso della, della seconda fase. Sì, la, la prima fase dove... siamo agli ottavi, la seconda fase nazionale saremmo ai quarti, quindi esatto, saremmo agli... E dove non possiamo più aspirare a nessun favoritismo perché siamo tredicesimi, quindi è chiaro che non abbiamo... Vincenzo, una curiosità, sì, se al Taranto, se al Taranto venisse confermata la penalizzazione, ci sarebbe Taranto Latina che è stata disputata l'ultimo turno, mentre ci sarebbe... Audace Cerignola Giuliano che è stato disputato l'ultimo c'è questa vero, ripetizione una coincidenza incredibile sì, una coincidenza un poco incredibile un po' grottesca infatti. Comunque la terza in assoluto la migliore terza in assoluto è la Carrarese questa è la migliore Carrarese che da tante stagioni ci sta dando sotto vero Pino? Sì, da tante stagioni certo. E si propone sempre nelle top 3. È attrezzata quest'anno il girone B è innanzitutto il girone più forte, ma hanno pescato un Cesena che ha battuto tutti i record. Fortissimo. E una cosa incredibile, Cesena ha perso la prima gara con l'Olbia che è retrocesso all'ultimo posto. Sì, sì, un po' come il Sassuolo. Che ha vinto a San Siro con l'Inter e andrà dritto dritto in Serie B. Una curiosità. Una curiosità, professore, uno dei play-out che si giocherà nel girone A sarà tra il Novara di Lomonaco e il Fiorenzuola di Tabbiani. Sì, sì. Incredibile. Sì, vabbè, ma non poteva fare più di quel tanto Tabbiani. Ha fatto quello che Tabbiani è, la media di un punto e sì, l'ha presa dov'è? E l'ha lasciata dov'è? Cioè, infatti. Non c'è stato, senza infamia e senza lode, infatti. È quello è Tabbiani. Guardiamo comunque, la classifica credo che finale sia una gara senza pronostico. Il Novara stravincerà col Fiorenzuola. Andiamo alla classifica finale e la commentiamo con Daniele Loporto. Che bello. Allora, non vedo niente. Vai tu? No, provo no, io. No. No, allora. No, dico provo anch'io perché al primo posto la Juve sta. Anch'io ho le stesse difficoltà. Allora, colori. Con 79 punti la Juve Stabia. Sì, sì. Promossa in Serie B. 69 Avellino, 66 Benevento, 65 Casertano e Taranto, 58 Picerno, 53 Cerignola Giuliano, 52 Crotone, 51 Latina, 48 Foggia e Sorrento, 45 Catania Messina, 44 Turris, 43 Potenza, 42 Monopoli, 35 Virtus Francavilla, 35 Monterosi Tuscia, a 25 punti, meno 4 partite, il Brindisi. Sì. Dico, potremmo usare una font tutta di colore bianco così? No, ma anche perché tirano gli occhi veramente. con questo carattere embossed. È un fattore cromatico, infatti. Che non vediamo. Daniele, allora questa bella classifica, al di là dei numeri che sono quasi inguardabili. Intanto prima si ricordavano le vittorie del Catania, mi pare che sia sfuggita di citare quella contro la Juve Stabia, se non ricordo sì, male. Giusto. Sì, forse... sì, certo, Daniele, certo, è chiaro. Che forse è stata la più clamorosa, la più bella per noi, di tutte, certo, anche, chiaro, anche la più bella. Certo. E la classifica credo che forse, oltre alla delusione diciamo, del Catania per il piazzamento in classifica, escluso il successo in Coppa Italia, forse... Fra le deluse c'è anche il Foggia, credo che aspirava a qualcosa sicuramente sì, di si è suscitato di più. Praticamente il Foggia. Il ma hanno avuto problemi sì, Foggia nella si è prima parte di campionato economici il Foggia. Sì. Però, insomma, e quindi è giustificato. Sì, dico, ma probabilmente avevano aspirazioni maggiori. Per quanto riguarda il percorso dei play-off, credo che appunto in considerazione alla incredibilità, incomprensibilità e inimmaginabilità del campionato del Catania, senza diciamo fare voli pindarici, ma è assolutamente immaginabile che possa accadere di tutto, sia nel senso positivo che nel senso negativo. Io una cosa che ho ripetuto più volte anche alla luce dell'esperienza degli scorsi campionati, non so se diciamo, si può trasferire questa formula a questo esito. Abbiamo visto sempre un Catania che magari arrivava secondo, terzo, quarto ai playoff, ma ci arrivava sull'orlo della crisi di nervi, della stanchezza fisica e psicologica. Chissà che invece essere arrivati apparentemente con l'affanno non possa essere invece un vantaggio, perché appunto, un volano, la squadra si sta ricompattando in questa fase. Abbiamo visto alcuni giocatori che sono
arrivati a gennaio, che hanno rivalutato quello che era un mercato sicuramente troppo ampio. Abbiamo citato Cianci, abbiamo citato Boà, sicuramente fra quelli più continuativi. Cicerelli, possiamo Cicerelli, metterlo fra quelli positivi. Certo, Cicerelli anche che è stato straordinario in queste ultime partite. Quindi, come dire, con tutta la prudenza del caso, un po' di ottimismo ce lo possiamo permettere. E poi paradossalmente, e non è soltanto paradossalmente, una rete, quella di Cianci di sabato, ha cambiato anche quello che è il bilancio della società. Perché se fino a un mese fa era assolutamente fallimentare il bilancio societario in termini sportivi, non economico, certo. Adesso credo che nessuno possa, conti alla mano, quindi non dando giudizi, diciamo, esclusivamente tecnici, ma conti alla mano, la squadra competitiva che la società auspicava a inizio stagione, alla fine si è verificata e si è concretizzata in modo rocambolesco, ma si è concretizzata, perché andare ai play-off sicuramente vuol dire di aver avuto una squadra competitiva. E non sottolineerei, e concludo, il risultato della Coppa Italia, perché è un torneo sicuramente sottostimato da tutti, è un torneo al quale il Catania, sbagliando negli anni scorsi, anche quando andava bene, non ha mai dedicato particolare attenzione, e invece quest'anno, in modo assolutamente incredibile, si è ritrovata a vincere una partita e una competizione con un avversario che non era assolutamente è vero, da sottovalutare, che non era assolutamente addomesticabile. Quindi cogliamo anche il merito di questo successo, al di là del colore rosso al centro della coccarda, che fa cambiare anche la connotazione della nostra bandiera nazionale. Non so se il Presidente della Repubblica sarebbe contento su questa interpretazione. Comunque. Sì, penso che sia semplicemente un motivo cromatico per differenziare i due titoli. Assolutamente. Sì, però nel caso nostro c'è anche l'effigie della Lega Pro, quella più moderna. E allora vedo già in bassa frequenza il mister Zeoli, che fra le varie cose ha parlato anche del successo di questo mini ritiro. Magari lo vorrebbe riproporre, ma c'è, come dirà lo stesso mister, qualche resistenza. Vediamo un pochettino che ci dice. Mi pare che... se passa la battuta, io sono il primo. Va bene, dobbiamo rilanciarlo, Antonio Costa mi era venuto già il mal di testa a sentire questo ta 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 ta. Antonio Costa ci scrive, sì. Ma le due squadre under 23, Juve ed Atalanta, potrebbero avere accesso alla Serie B? Che io sappia, no. Quindi no, incontrare una delle due in un'ipotetica finale playoff significherebbe promozione anche in caso di sconfitta? Ma in Serie B, mi pare che... No, non ho capito la domanda, scusami. Ma perché in Serie B, no? No, ma perché in Serie A, no. In Serie A, no, giusto. Ci vogliono due... In Serie B possono andare. Ci vogliono due campionati di differenza, sì. È sempre... Stiamo dicendo una cosa differente. Il professore dice che solo in Serie A non potrebbero andare, ma in Serie B sì. Infatti, dicono perché ci vogliono due campionati di differenza. La A non può farla. La solita domanda del lunedì al professor Tino Lavecchia da parte di Luca Testa, ovvero chi secondo lui è in forma per i play-out, i giocatori suppongo, sì. Ma che del Catania? Yes. Per i play-off. Del Catania dei 14 che abbiamo portato a gennaio, è chiaro che Cianci e Cicerelli sono quelli che hanno reso di più, quelli che hanno dato di più. E mi pare che siano i calciatori più in forma. E poi è chiaro, Monaco, Condex, queste qua sono stati abbastanza utili, però da qua la forma si prende e si perde tante volte in breve tempo, l'importante è mantenerla questa forma. Io personalmente, forse non ci abbiamo fatto caso, ma aspettavo la rete del Potenza che avrebbe tranquillizzato il Catania anche quel pari, perché rimanendo a 34 il Francavilla sarebbe andato, avrebbe salvato il Catania anche con 43. Il Potenza si è suicidato. Finito il Potenza nel play out. E non dimentichiamo purtroppo l'infortunato Peralta, che sarebbe stato un vero asso nella manica. Sì, Peralta, è chiaro. Ma Peralta, pazienza. Purtroppo è infortunato.
Vediamo, riproviamo con Mister Zeoli, vediamo se ci siamo. Abbiamo Michele Zeoli, la prima cosa che Zeoli ha notato è stato il mio sorriso, ma evidentemente questa volta ne abbiamo tutte le ragioni, mister. No, vabbè, era una battuta per sdrammatizzare, visto che le conferenze stampa sono un po' roba da cimitero, se passate la battuta, però era una battuta, io sono il primo, per carità. Sì, infatti, no, abbiamo notato anche il suo di sorriso. A parte i sorrisi, tanto cuore stasera. Sì, tanto cuore e anche qualcosa di buono fatto nel primo tempo, nella prima mezz'ora. Poi abbiamo un attimino subito un'azione loro, ci siamo un attimino impauriti, i soliti fantasmi. E poi abbiamo fatto il secondo tempo, la partita che dovevamo fare. Forse alcuni cambi potevano darci qualcosina in più, però non ho voluto rischiare perché pensavo a Marco Chiarella, perché poteva fare lo stesso lavoro che ha fatto Cicirelli, lo sa fare, però ho preferito mantenere l'assetto un po' più difensivo dopo l'1-0 a 20 minuti della fine. Eh sì, perché a me piacerebbe non rifare 7 giorni di ritiro, perché capisco, i ragazzi hanno le famiglie, però vedere l'arrivo allo stadio col pullman, il pranzo di oggi, pensare tutti allo stesso modo, a prescindere da chi gioca, quello è l'obiettivo, penso, di ogni allenatore. Ci siamo arrivati perché la classifica lo chiedeva. Il bello invece, credo che la più grossa soddisfazione è per qualsiasi allenatore e per qualsiasi categoria, sia proprio di portare la squadra a pensare a tutti allo stesso modo. Adesso io in questo momento penso, scusate, però devo riposare anch'io un paio di giorni, e poi che penso di aver vissuto un periodo che non mi aspettavo, però per questa città ti toglie tutto, ti toglie la vita giornaliera, le cose quotidiane, però poi da queste piccole soddisfazioni di aver fatto contento anche tanti bambini, tanti ragazzi, io e insieme alla squadra. Allora, i tifosi, qualcuno ha fatto anche qualche polemica sul fatto che io non ho fatto appelli. Io sono un po' di vecchia scuola, no? Nel senso che quando uno è in difetto, continuare a chiedere, invece è meglio stare zitti e raccogliere gli applausi finali o il fatto che i tifosi ti trascinano. Io i tifosi li conosco, la piazza la conosco. Andare a chiedere un sostegno e qualcosa mi sembra, non dico una presa in giro, però bisogna essere anche onesti. Quando c'è bisogno si chiede, però dopo le ultime prestazioni andare a chiedere, fare appelli ai tifosi, mi sembrava qualcosa di così, di presa in giro. Poi che il fatto loro, io la carica la sento, io ogni tanto mi giro, guardo tribuna, tribuna B, curva sud, curva nord, dunque ti danno quella spinta in un gioco, ma ti danno quella spinta per stare sempre sul pezzo. Quello che spero che adesso ci sia, anche a livello di lavoro, di gruppo, ci sia quella serenità che ti possa permettere di fare quelle giocate che loro hanno nel DNA, e forse questa situazione non gli ha permesso di far vedere a qualcuno. Bene, siamo rientrati. Daniele, volevi dire qualcosa su Zeoli, suppongo? Sì, premesso la massima stima per il tecnico, per quello che ha fatto, per quello che ha saputo gestire. Concordo su una cosa, ma dissento assolutamente su un'altra. Assolutamente giustificabile e comprensibile il riposo di 2 giorni dopo tutto lo stress della partita, stress psicofisico della partita. Anche di settimane. E tutto quanto, ci mancherebbe altro, si giocherà fra 2 settimane praticamente, quindi i 2 giorni di riposo ci sono assolutamente. Non condivido la riserva sul ritiro perché i giocatori hanno la famiglia, insomma. Non la capisco. Ma questo probabilmente... Si chiede un sacrificio a tutti, sono dei professionisti, sono pagati anche per fare qualche sacrificio. C'è l'opportunità di raggiungere un obiettivo che un mese fa era assolutamente inimmaginabile, come ho detto più volte. Sono ragazzi che hanno tanta carriera davanti e tante possibilità per passare una lunghissima estate con la famiglia, con le fidanzate, con i figli. Credo che in questo momento chiedere responsabilità e sacrificio a loro per primi sia assolutamente scontato e necessario. Magari sulla luce di quello che è successo di recente non ha voluto dare una
non ha voluto, diciamo, scavalcare la società, no? Perché poi sono i dirigenti a dire cosa fare, no? Il mister magari l'avrà chiesto, ma penso che i dirigenti sentano un po', anche se l'avrà chiesto sicuramente, anche, però anche probabilmente lo staff tecnico sicuramente non ha voluto scavalcarli, non li dobbiamo portare in Nuova Guinea, non li dobbiamo portare in Nuova Guinea, no, nell'isola dei famosi, ma insomma andare a fare un ritiro, riprendere la preparazione, certo, atletica, certo, utilizzare al meglio queste due settimane, penso che sia un'opportunità unica e assolutamente da cogliere, così. Ok, Enzo, si è parlato, il mister Zeoli ha parlato del cuore, no? Del cuore, ma anche qualcosa di più a livello di gioco, e poi della paura e i soliti fantasmi. E questo è un cliché che ci portiamo avanti da una stagione. Sì, infatti abbiamo visto in due o tre occasioni il Benevento poteva farci molto male. E, tra l'altro, loro avevano un tocco di palla fantastico, veloce, e tre o quattro passaggi già erano in area. Noi facevamo un po' più di fatica, però il gioco di Welbeck, che come abbiamo detto anche in trasmissione in diretta, non è un costruttore di gioco, un po' di più Zammarini, ma ha tolto almeno una trentina di palle nella zona critica, permettendo, diciamo, poi delle ripartenze veloci che sulla catena di sinistra sono state molto molto importanti. Peccato per Bois, che si è trovato nel condizioni di poter fare due azioni pericolose. Comunque ci sono questi vuoti, ma in tutte le squadre ci sono, cioè le Catania ovviamente si sentono molto di più perché ogni errore lo paghi con un gol, e fortunatamente nelle ultime due o tre partite, cioè nelle ultime partite in casa, non c'è stato questo spauracchio. Vi ricordate il Messina, quella palla che ha danzato per tre volte davanti al portiere e non è entrata? In altri tempi sarebbe entrata solo con un soffio di vento, senza bisogno di toccarla. Non lo so, cioè adesso cambieranno tante cose, cambieranno alcuni scenari, però tutto quello che ci siamo detti vale tutto, vale oro colato. Anche, ripeto, hanno fatto però il loro gioco, però come hanno detto per la Juve, uscite fuori gli attributi, adesso li devono uscire fuori loro gli attributi, e soprattutto il lavoro delle famiglie deve essere propedeutico, non per toglierli dall'allenamento, ma per dire: ragazzi, date tutto, fate bella figura, perché ovviamente ci teniamo, quindi la famiglia deve essere il contrario. Certo, Zeoli si è un po' tenuto, va detto, io ho fatto la proposta di portarli lì davanti a Tre Torri, lì dove ci sono i carabinieri, così non si scappa, non si va, non si fanno le serate sane, ma solo semplicemente allenamento, no? Infatti. E, Tino, una cosa sulla difesa. Mi sembra di aver capito che la difesa, nella zona dove si trovava il Catania, no? Tutto sommato era una di quelle che aveva incassato di meno rispetto al nugolo di squadre che c'era lì. Quindi, sì, la difesa del Catania è la quinta del campionato. Proprio a testimoniare che era un pesce fuor d'acqua da quella zona il Catania, per quanto riguarda la quinta del campionato. Non è il problema della difesa, era dell'attacco. Il problema è dell'attacco. Infatti. Il problema è che il Catania è al 17° posto per punti fatti fuori casa. Questo potrebbe essere preoccupante. Infatti. Ma ha pienamente ragione Enzo quando dice: i carabinieri e via di seguito, qualcosa c'è stata, è inutile nasconderlo. Però ora cancelliamo tutto, ripartiamo con serenità, che i giocatori possano responsabilizzarsi. Comunque il problema non è la difesa, è la quinta del campionato. Infatti. Con quella difesa la classifica è assurda, il problema è l'attacco. Assolutamente. E un'ultima cosa velocissima, Tino, che siamo in chiusura. Il Chiarella, visto due gare fa, due assist per Cianci, questa settimana non ha giocato, ma potrebbe essere un valore aggiunto in questi playoff? Beh, senz'altro sì, il Chiarella in piena forma che noi conosciamo, sì. Sì. Ma mi si diceva il giocatore in forma, e il giocatore in forma è Cianci in questo momento, sì, assolutamente. Quello più in forma. Cicerelli, sono questi qua, dobbiamo mantenere la forma. Poi il Catania non è che ha una squadra da buttare, signori miei, e altrimenti non avrebbe battuto Juve Stabia, Casertana, Benevento e via di seguito. Certo.
Va bene, il problema è che ha fatto un campionato sconcertante come lo ha fatto il Crotone. Ecco perché c'era il lap su Zauli. Va bene, sì. Tino, grazie. Allora siamo proprio in chiusura. Vi ricordo che domani va in onda la replica di Calcionati Commenti Casa Rossa Azzurra a partire dalle 15 sul canale 15 del digitale in chiaro sulla Gold, sulla 7 Gold, nel contenitore chiamato Top Calcio 24, quindi potrete rivedere o chi non l'ha vista potrà fruire della visione di Calcionati i Commenti Casa Rossa Azzurra. Calcionati Commenti Casa Rossa Azzurra che va in onda lunedì prossimo, perché sarà una puntata speciale dove tratteremo anche il discorso dell'assegnazione del famoso casco. Vediamo chi sarà il famoso vincitore di questo casco messo a nostra disposizione, offerto dai fratelli Geco, quindi da Geco Motors. Quindi non ci sarà ovviamente Studio Stato Live, ma l'appuntamento è lunedì prossimo alle 19 per Calcionati Commenti in Casa Rossa Azzurra. Grazie a Lorenzo Pucci, buonasera. Grazie a Lorenzo. Voi e buonasera a tutti. Grazie a Daniele Loporto, alla prossima, caro Daniele. Alla prossima, arrivederci. Grazie alla immensa Sabina. Grazie a voi, anzi gli ultimi saluti, perdonami, Max Licari, viene da Catania, Turi Compagnia e Roberto Fiasco, quindi noi ci vediamo lunedì prossimo. Grazie a Turi Compagnia per le grafiche che ci ha messo a disposizione, grazie per lo spazio al direttore ed editor Enzo Stroscio. Grazie a tutti e alla prossima, mi aspetto che in settimana la società faccia qualche comunicazione alla stampa. Infatti, riguardo a quello che abbiamo detto, assolutamente sì. E grazie anche a Tino La Vecchia, a lunedì prossimo. Grazie a voi, una buona serata a tutti quanti. Bene, siamo in chiusura, Vincenzo La Corte vi augura la buona sera e appuntamento a lunedì prossimo. Questo programma è stato offerto da Istituto Tecnico Aeronautico Ferrarini Catania. Univia dell'Etna, il viaggio inizia da qui. Remax Platinum. Consulente immobiliare Maurizio Giuffrida, telefono 347-9934-430. Geco Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania.